Io non lo so, non amo particolarmente il governo cinese, però sotto un profilo storiografico dire o questo o la morte, insomma, tanto che i cinesi, che sono svelti anche loro, per evitare questo strangolamento cosa hanno fatto? Bene, via della seta, tu mi fermi per mare e io passo per terra. E cammina, cammina, sono arrivati fino al porto di Amburgo. Ecco, in tutto ciò è da inquadrare la guerra in Ucraina. Episodio minore di una minaccia di guerra maggiore. Episodio complesso da decifrare, certamente non brillante, ma per decifrare il quale bisogna convocare un livello geopolitico europeo, cioè il fatto che la Russia non ci vuole bene, non ce l'ha mai voluto, quella zarista, quella comunista e questa qui, ecco. Che c'è una linea che si chiama Istmo Ponto Baltico, sostanzialmente Kaliningrad o Riga o Kaliningrad Odessa, chi la controlla o riesce a resistere, e siamo noi, o riesce a premere, e sono loro. E loro controllano il primo asse, Kaliningrad. E adesso non sono arrivati a Odessa, ma insomma a Mariupol sì. Ecco. E questo è un classico, cioè l'Ucraina è sempre stata la terra di passaggio, perché è la terra in cui si gioca chi comanda in Europa. Non a caso ci andavano i tedeschi. Per tenere l'Europa devi tenere da Stalingrado in giù, possibilmente fino al Caucaso, e naturalmente in su, loro tenevano fino a Leningrado, è sufficiente tenere fino a Riga. Non cambia molto. E poi bisogna convocare anche un po' di storia, non solo sulla vexata question, ma l'Ucraina è mai esistita, perché l'Ucraina è esistita molto poco sotto il profilo della statualità indipendente, però ha una storia di almeno 200 anni, chiaramente di nazionalismo culturale, diciamo, e in precedenza, precisamente dal 1654, si era liberata dal dominio della potenza che allora gestiva l'Istmo Ponto Baltico, che era la Lituania-Polonia. Cioè, gli Jagelloni che tenevano Lituania-Polonia e prendevano anche l'Ucraina. Attenzione, l'Ucraina era vuota, tanto perché capiate, non è come adesso che c'è 50 milioni. C'era pochissima gente. E si erano liberati dai polacco-lituani. Poi, però si sono dovuti mettere sotto la protezione dello zar di Mosca, perché da soli non ce la facevano. Ecco. Allora, lo zar di Mosca naturalmente è stato lieto di accoglierli sotto la sua protezione e lentamente nel 700 le zarine illuminate gli hanno portato via tutto, la lingua e tutto quanto, no? Tanto che quando Lenin gli ha dato l'esistenza politica, ha fatto un gesto che in realtà era contro la storia russa in realtà era un gesto fortemente propiziato dai tedeschi, diciamo così. E non a caso, appena i bolscevichi hanno potuto, hanno detto beh basta con questa storia dell'Ucraina indipendente, l'Ucraina diventa parte della gloriosa Unione Sovietica. È una bella repubblica. Badate, quando nasce l'ONU, la Bielorussia e l'Ucraina hanno pure un seggio indipendente, per cui li trattiamo benissimo. Non solo, ma prima li affamiamo selvaggiamente, poi però gli facciamo anche l'industria pesante.
poi gli ucraini dicono sì, bravi, l'industria pesante, però tutta la ricchezza prodotta in Ucraina veniva portata a Mosca e a noi restava poco. Però è anche vero che l'Ucraina ha dato i leader politici, perché Khrushchev era ucraino, Brezhnev era ucraino. Questo non vuol dire molto, però insomma l'Ucraina ha avuto un grosso sviluppo sotto l'Unione Sovietica, dopo essere stata massacrata per fame sotto l'Unione Sovietica. Ma poi c'è un tema teologico-politico, che la Russia è un impero, non è uno Stato. Gli imperi non guardano per il sottile, quando si tratta di mangiarsi uno Stato se lo mangiano. In questo caso, oltre a tutte le cause che vi ho detto, c'è anche il fatto che l'Ucraina, il patriarcato di Kiev, è la cellula originaria di tutta la esperienza russa. Cioè, prima, nel senso che da Bisanzio si muovono e la prima cosa che fanno vanno a Kiev. Mosca era una palude, per cui non c'era niente da fare. Vanno a Kiev e lì c'è il seme della Russia. Questo lo dicono tutti. L'Ucraina è il seme, Kiev, il patriarcato di Kiev, è il seme della Russia. Onore, benissimo. Poi che cosa ce ne facciamo di questo onore? Ecco, allora, tesi degli ucraini. Noi siamo molto meglio di voi e voi non c'entrate niente con noi. E siamo in parallelo. Invece Mosca dice, no, siamo in serie, cioè Mosca è la terza Roma, non Kiev, per cui Kiev viene prima, Mosca come terza Roma opera l'Aufhebung di Kiev, se la prende, se la mangia, per cui il nostro patriarcato è superiore al vostro e l'inveramento di Kiev è Mosca. Poi, ad aggravare la situazione, arriva la teoria eurasiatista. La teoria eurasiatista non l'ha inventata Aleksandr Dugin, l'hanno inventata negli anni 20 del Novecento un gruppo di strani personaggi e l'ha ripresa Dugin. Che cos'è la teoria eurasiatista? Allora, tutti sanno che il grande dilemma della Russia è: ma noi chi siamo? Siamo occidentali o no? La risposta fu, intanto impariamo dall'Occidente. Per cui Pietro il Grande costruisce Leningrado, impara a fare le navi, eccetera. Bene. Poi siamo passivi, stiamo a guardare quello che fanno gli europei. Ogni tanto arriva qualche disgraziato che ci invade e ci tocca respingerlo. No, da Carlo XII a Napoleone, no, siamo attivi. Qual è la nostra attività? Panslavismo. Bene, panslavismo vuol dire mettere le mani sui Balcani, Serbia, vuol dire inimicizia totale e perenne verso l'impero asburgico, pazienza, e poi ci sono i turchi. Noi odiamo i turchi, vero? Per cui siamo nemici della Turchia. Perché odiano i turchi? Sono stati minacciati dai turchi, sono stati in parte sottomessi non proprio dai turchi, ma dai loro parenti selvaggi, cioè dai mongoli. Gli eurasiatisti dicono, sbagliato, le radici della Russia sono tre. Slavo, cioè l'ortodossia, per carità, chi la mette in discussione? E chiaramente comandiamo noi, Mosca comanda su tutti. Così. Mosca è la terza Roma, come no, certo. Secondo, panslavismo, sì, ma attenzione, occhio che il panslavismo può essere occidentalismo.
E noi non vogliamo essere occidentali, perché la terza radice, i mongoli. Noi abbiamo nel nostro DNA, nel nostro sangue, nella nostra storia, che cosa? Il canato di Crimea e l'Orda d'Oro. Uno dice, ma come? Lo zar di Mosca ci ha fatto la guerra contro questi qui. Non importa. Questi sono, ci hanno lasciato che cosa? Ci hanno lasciato lo spirito di comunità contro l'individualismo occidentale. Ecco, queste tre radici. Noi siamo tanto europei quanto asiatici. La nostra, il nostro destino, la promessa del nostro destino è che siamo capaci di comandare tanto sull'Europa, nanerottoli, quanto sull'Asia. Ora, i cinesi non si mettono a ridere perché sono ben educati, ma è chiaro che i russi non comanderanno mai sulla Cina. Secondo la vecchia barzelletta della guerra russo-cinese, che il primo giorno, tremenda vittoria russa, 100 milioni di prigionieri cinesi. Secondo giorno, tremenda vittoria russa, altri 100 milioni di prigionieri cinesi. Terzo giorno, ulteriore tremenda vittoria russa, altri 100 milioni di prigionieri cinesi. Quarto giorno, la Russia si arrende. Ovviamente, cioè, anche questo va messo in conto. La Russia è vuota. In Russia sono sostanzialmente quattro gatti. È stata svuotata dalle amorevoli cure di Stalin e di Hitler e non si sono più ripresi. C'è una debolezza demografica tremenda, sono 150 milioni. Niente. Quando siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale c'erano tanti americani quanto russi. Adesso gli americani sono più di statunitensi, più di 300 milioni, i russi sono ancora lì che annaspano. Ha un PIL che è la metà del nostro. Cioè, rendiamoci conto di che cosa stiamo parlando. In compenso è 17 milioni di chilometri quadrati. E ha tutte le materie prime dell'universo. Per cui l'idea di costringerla con le sanzioni, insomma, fa un po' ridere, ecco. Allora, tutto ciò messo insieme dovrebbe dare, tutto ciò messo insieme col fatto che, per carità, giustamente, il bottino di guerra della guerra fredda da parte della NATO è stata un'avanzata di 500 chilometri. Le cose di questo mondo, cioè, questo mondo non si fanno sconti, ecco. C'è stato un errore di fondo. Se c'è stato un errore di fondo, è stato che nessuno ha pensato a una sistemazione post-bellica. Beh, hanno preso Yeltsin, gli ha messo in mano una bottiglia di vodka, gli ha detto tu stai lì. E gli oligarchi si sono mangiati la Russia, la NATO è avanzata di 500 chilometri, ma una mezza idea che sia stata mezza su come convivere pacificamente con un mostro come la Russia, con un esemplare politico così impegnativo da gestire come la Russia, no, ce ne importa niente, no. Spargiamo il sale sulle rovine. No, il spargere il sale sulle rovine si può fare, però non è stato fatto. Per cui, lentamente, un medio ufficiale del KGB ha preso il potere e adesso ce la fa pagare. Cioè, lui, chiaramente, per lui noi siamo come degli insetti, cioè che moriamo a migliaia, a decine di migliaia, a milioni, non gli importa niente. Questo è evidente. Non ha una dimensione, come dire,
Ecco, è un barbaro. Beh, però lo sapevi? Ecco, lo sapevi, ti facevamo il disegnino, ti spiegavamo. Cioè, la totale mancanza di una linea politica. Tranne che non si debba dire, gli americani non aspettavano altro per regolare i conti con lui e soprattutto attraverso di lui per far vedere alla Cina chi comanda in questo mondo. Nel qual caso, insomma, diciamo, combatteremo la Russia fino all'ultimo ucraino. La tesi della guerra fredda era combatteremo l'URSS fino all'ultimo tedesco, adesso combatteremo la Russia fino all'ultimo ucraino. Non è brillantissima come idea e francamente non ci infilerei in mezzo alla democrazia contro l'autocrazia. Ecco. Con un po' di storia, con un po' di geopolitica, non si dice da che parte si debba stare, non si dice niente, queste sono decisioni politiche che andrebbero prese magari con un dibattito politico un pochino largo, partecipato, ma insomma, lasciamo perdere. Però almeno l'enigma guerra è un po' meno enigmatico. Certo, c'è un'idea di fondo, ce la teniamo. Fa parte dell'eredità del peccato e ce la teniamo. Sgradevole, disgustosa, ma non si può dire non umana, è umanissima, non abbiamo fatto altro che far la guerra. Fa proprio parte della nostra umanità. E così uno dice, bella roba, sì, bella roba, appunto. Però ecco, abbiamo vissuto una fase, noi tutti, una fase delle nostre esistenze del XX secolo, di un pezzo del XXI, in cui praticamente per miracolo abbiamo avuto un bel mucchio di problemi, terrorismo, varie storie così, ma la guerra ci ha sfiorato. Guardate, bastava andare i nostri, mio padre, mio nonno, si sono fatti 2 o 3 guerre, cioè, era assolutamente normale, è come l'influenza, prima o poi te la fai. Noi abbiamo creduto che ci fosse il vaccino dell'influenza. Purtroppo, no. Però, diciamo così, credo, più ne sappiamo, più ragioniamo, altro che non si deve ragionare, altro che capire uguale a tradire. No. Più ne sappiamo, più ragioniamo, più forse sbricioliamo questa bestia compatta che ci grava addosso. La sbricioliamo, la risolviamo nel senso che diventa solubile. E soprattutto pensiamo che è un fatto politico, nasce dalla politica. Il nostro impegno vero, e su questo concludo perché poi vediamo se c'è da parlare di altro, ma su questo impegno vero c'è da dire che la politica può anche farla tacere, non dico la pace perpetua, però farla tacere la guerra. Ma ci vuole la politica, altrimenti siamo dentro al meccanismo clausewitziano della guerra che ascende agli estremi, meccanica, la guerra meccanica, la guerra astratta, poi peccato che la gente muore sul serio, ma la guerra astratta, cioè senza un'idea al mondo, semplicemente tu hai un cannone e io ne ho 2, ah tu ne hai 2 e io ne ho 3, e così all'infinito. Ecco. Si può tentare di fare meglio, ripeto, la chiave di tutto sarebbe stato una conferenza di pace, finita la guerra fredda, con la vittoria dell'Occidente, una conferenza di pace aperta, chiara. Avete perso, bene, adesso studiamo insieme una nuova configurazione del mondo
in cui ci sia posto per tutti secondo giustizia. No, non, ma non ci abbiamo nemmeno pensato, non ci abbiamo nemmeno pensato. E allora è chiaro che remota giustizia restano soltanto in mania latrocinia. Bene, vi ringrazio per l'attenzione.